Mondi celesti o volte metalliche. Più niente di tutto questo. L'arte non è se non imitazione della natura. Le cose non accadono a caso, ma a casa, in particolare in una casa, casa Bancheri. E se le porte di casa si chiudono davanti agli occhi di chi l'abita, la casa diventa un'esperienza cosciente, l'unica possibile, per 4 giorni, 14, 40. È la reclusione condivisa, Alcatrax Deluxe. La mente prigioniera deve abituarsi. Scoprire nuovi contorni della propria figura, l'ombra proiettata dal salone al corridoio, le tracce lasciate tra la camera da letto e la cucina. Poco più che un riflesso. Dallo specchio allo schermo, le dimensioni cambiano in ragione degli spazi, gli spazi prendono vita in ragione del tempo. Sign of the times, ma times, they are changing. E l'orologio comincia a girare, la clessidra si dilata. Confinato tra quattro pareti, l'uomo diventa un animale domestico. Strano il coccervo che ruggisce e si fa il caffè. Al terzo giorno di questa nuova era, la metamorfosi è completa. Bancheri è diventato Babù, non una maschera, ma una nuova specie. Forse non è la peste, ma sicuramente è la beffa. L'uomo è meno se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità. Queste sono le parole di Oscar Wilde, che per la prima volta, forse nel suo straordinario, con la sua straordinaria lucidità, mette in risalto l'utilizzo della maschera anche nei tempi moderni. Da sempre l'uomo ha utilizzato la maschera, il coprirsi, il travestirsi, un po' come un modo per raggiungere un altro luogo, un altro mondo, toccare il divino. Ecco, io lo utilizzo normalmente nel mio lavoro. I miei soggetti vengono vestiti, vengono travestiti. Utilizzo una sorta appunto di mascheramento per far raggiungere ai miei soggetti un altro stato mentale, portarli in un altro luogo, in un altro momento, in un altro tempo. In Flora Magnifica 6, che è questa opera che fa parte di una serie, in realtà racconto un viaggio di soggetti che vengono da un altro mondo, e questa ragazza è nascosta, si nasconde attraverso l'utilizzo di questo meraviglioso fiore, si nasconde e quasi diventa appunto una maschera a coprire il suo volto, la sua identità. The Fox and the Wolf, Struggle for Power, è un lavoro di natura video e di regia da parte mia che ho girato all'interno del Salone delle Conferenze Internazionali alla Farnesina. Questo salone rappresenta per me il luogo del potere. È il posto dove i capi di Stato si riuniscono e prendono le decisioni. Inoltre, in Farnesina c'è una bellissima collezione di arte contemporanea. The Fox and the Wolf è stato acquisito e per la prima volta un'opera di natura video è entrata in collezione. The director William Friedkin once told me, "The greatest location is the human face. I draw faces, but the natural features leave me dissatisfied. So it becomes a mask. For me, a face without a mask is like a performance without a character. The mask is evidence of life,
both illusion and truth. The West African masks sold on the sidewalks of New York are beautifully made fakes, just like the Louis Vuitton handbags sold on the same sidewalks. I hang those masks on my wall. They are real to me. La maschera. La maschera aiuta a nascondere parte di noi che non vogliamo fare vedere agli altri. Ma allo stesso tempo può anche aiutare a rivelare una parte di noi che altrimenti senza maschera avremmo difficoltà a mostrare. Ci aiuta a dire, a fare cose che non faremo appunto senza maschera. E per me c'è stata sempre un'attrazione fortissima sin da bambino. Io mi sono sempre mascherato e ho sempre collezionato maschere, ancora oggi. Ma mi mascheravo non solo a carnevale, durante tutto l'anno. Quindi è stata veramente una forza, è un'attrazione fortissima. È per questo che le uso ancora nei miei lavori, spesso ricorro all'immagine della maschera. Ecco, per esempio, con la maschera io sarei meno impacciato. Meno nervoso, meno timido a raccontare tutto quello che ho raccontato fino adesso. Quindi la maschera può appunto aiutare ad essere più estroversi, ecco, per assurdo, no? E non solo a nascondere una parte di noi che non vogliamo mostrare. Viva la maschera! Non mi sono mai mascherato da quel che non sono. In definitiva resto una scimmia nuda, eppure mi sento continuamente circondato da maschere, 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 di cui non riesco a sciogliere il mistero e di cui non riesco a nascondere l'insofferenza assoluta. Maschere. Per quanto mi riguarda, non credo molto alle parole, in special modo alle mie. Preferisco fare bolle di sapone, sono leggere, allegre e poi scoppiano. Elia Aine 2021, senza titolo, dalla collezione Pianissimo. Neoprene, lana, cotone, lana di vetro isolante, rete misto lana-cotone. This work, which is here in progress, is called Snarl. As you can see, it's about the look on the face, the eye, made up of a shell, a fossil of a shell of an animal. It's the face itself is a sort of beastification, or a turning of my face into an animal's face, sort of on its way transforming, becoming one with nature, and also this sort of posture of the face of one of violence or disgust, animality. Maybe that's what I think modern man's attitude is towards the natural right now. L'opera dell'artista algerino è emblematica di una poetica che vede il materiale di scarto diventare materia prima e fonte di ispirazione, per cui anche un oggetto banale della produzione industriale come un contenitore in plastica di un detersivo qualunque può diventare un oggetto atavico e poetico e carico di significato, una forma di, potremmo dire, di animismo di manufatti che invece di essere eliminati vengono reinventati, mascherati e in questo caso diventano letteralmente maschera. Per la mostra Hide and Seek,
La maschera nella cultura e la cultura nella maschera, presenta un'opera che si chiama Coniglio ed è una grande testa in vetro realizzata a Murano con la tecnica della specchiatura e perciò della cromatura liquida a freddo. Questa grande testa è applicata su una grande tela di 2,70 m x 2,40 m che rappresenta come un ballo, un qualcosa di liquido, un corpo umanizzato ma allo stesso tempo un po' animale, un po' come la testa, che è quella di un coniglio. Quest'opera un po' racchiude le diverse caratteristiche del mio lavoro, sia nella pittura, sia nella performance della donna coniglio, una donna completamente nuda, dipinta di bianco con una maschera da coniglio, sia le sculture in vetro. Ecco, è come se in un'opera soltanto cerco di racchiudere uno dei miei viaggi interiori, dove escono figure ancestrali legate a umanoidi, ma anche legate ad animali, che raccontano anche un'inquietudine, probabilmente interiore, mia, ma anche dell'umanità. Io sono Franco Lo Svizzero e buona mostra. Questo lavoro nasce dalla manipolazione di una maschera africana, quindi di un oggetto, diciamo, del folklore, un souvenir da turista o, insomma, o al limite un cimelio da studioso di culture altre, come si suol dire. E questa maschera viene riciclata, viene remixata, viene reinventata e trasformata. In modo che non sia più riconoscibile e riconducibile a un preciso luogo di provenienza e tempo. Quindi è un lavoro che allude ovviamente al primitivismo, una forma di primitivismo odierno, contemporaneo, che tende a superare e a lasciarsi alle spalle la questione dell'etnocentrismo, per diventare un oggetto il più universale possibile e un ibrido, cioè un oggetto paradigmatico della contaminazione che la maschera va a rappresentare. Il titolo si riferisce a un termine spagnolo che indica una particolare pala d'altare costituita da diversi scomparti pittorici inquadrati in una composizione architettonica piuttosto ricca e particolarmente elaborata. Letteralmente significa retro tabulum altaris, ovvero tavola dorsale dell'altare. Ultimamente la mia ricerca si concentra e ruota intorno alla pretesa geografica che ha comunque al suo interno una volontà ordinatrice del mondo. E questa immagine è una sorta di dichiarazione di intenti. Ho voluto impersonare un mio alter ego che, col volto coperto di frammenti di specchio, ha la sua identità in un insieme di frammenti inerenti l'intorno, che riguardano l'intorno a quello che ha di fronte. Costui, questo mio alter ego, dietro un altare o un tavolo da disegno, a seconda, rinnova il tentativo di dare ordine al mondo su un piano. The mask can cover something beautiful. The mask can protect us. The mask can be sinister. Can the mask become something beautiful? History is masked. There are things we will never know. Voices are masked. There are things we will never hear. The mask creates the unknown which we question and ponder upon and will leave us with unquenched curiosity. Last Chance è l'opera proposta per Hide and Seek da Lulu Nuti. È composta da una sfera di catrame e cera in cui si annida un nido d'api. I nidi scelti per questo lavoro corrispondono alla dimensione degli occhi dell'artista. Un sistema di fili permette di indossare il nido d'api, suggerendo la possibilità del corpo come parte integrante del paesaggio. Sono Luana Perilli, questo è il mio studio, questo è un piccolo armadio delle curiosità. E ci sono dentro tutte le teste, alcune delle teste che ho utilizzato per girare The Man of the Season. The Man of the Season è un progetto in stop motion realizzato tra il 2006 e il 2010, in cui i protagonisti cambiano costantemente identità e la narrazione si trasforma modificando le funzioni narrative e le funzioni dei soggetti. Il cambiamento
è alla base di questo progetto. La maschera e l'identità sono quindi affrontate come la narrazione, come elementi mai fissi e sempre fluidi, alla maniera di Prop. Ciao! Sono Virginia Ryan, il lavoro si chiama Equilibrio Instabile, è un assemblage di vere maschere acquisite e regalate in Africa occidentale quando vivevo lì, anche un paio anche del Brasile, e autoritratti e ritratti delle maschere che ho elaborato durante il periodo che stavo in quarantena, aprile-maggio 2020. Quando sono tornata dall'Australia e sono rimasta, diciamo, confinata nella sfera domestica, dove ho riflettuto molto sulla presenza di queste figure, sulle questioni di appropriazione, di che significa vivere con oggetti di culto e no, che poi hanno attraversato tanti mari per arrivare qui, che significa collezionare, che significa adesso nel discorso museale nel mondo occidentale o bianco essere posseditori di molta cultura nera. Insomma, ci sono tante contaminazioni qui che trovavo molto fertile. E come piccola collezionista donna e artista volevo mettere in evidenza alcune di queste grandi teme del nostro tempo. Abito blanco o lui abita me? Il progetto che porto avanti da diversi anni ha come fulcro me e il mio amato cane Blanco ed il particolare rapporto che si era creato fra noi. Blanco, un comune volpino italiano di taglia media, il mio Blanco, un essere speciale dal pelo bianchissimo, appartenente a questo e ad altri mondi. Il 21 novembre 2014, di notte e tra le mie braccia, ha incontrato la morte naturale, per vecchiaia, lasciandomi con un profondo senso di gratitudine e la voglia di vivere per entrambi. Come non parlare d'amore pensando al rapporto rispettoso, viscerale, simbiotico che si era creato fra noi? Poiché la mia arte affonda le sue radici nella mia vita, ho realizzato, da quando Blanco ne è felicemente entrato a far parte, diversi lavori che lo vedono e ci vedono protagonisti. Sono sempre stata affascinata, catturata inspiegabilmente dal bianco lucente del pelo di Blanco. Per diversi anni, dopo avergli fatto il bagno, averlo asciugato e spazzolato, ho raccolto dalla spazzola il pelo che vi rimaneva impigliato. Prima di conservarlo, sempre con lo stesso rituale, l'ho nuovamente lavato e fatto asciugare al sole, con la fantasia di realizzarne un abito. Finalmente quest'anno questa idea fantasiosa ha trovato una sua maturazione ed è diventata realtà. Con l'abito prodotto ho realizzato diversi scatti fotografici nei quali lo indosso, lo abito, lo animo. Il lavoro non è ancora terminato, gli lascio il tempo di delinearsi e di declinarsi. E so che a breve scatterò altre immagini e mi aspetto un incontro con un gruppo di cani bianchi per realizzare un video. Sento questo lavoro di particolare importanza per me, perché mi dà la possibilità di vestirmi di lui, di sentire la sua protezione magica e di contattare la mia parte animale, diventando un ibrido io stessa, una figura di mezzo, un angelo, una bestia, posso esplorare una parte dell'umano che non trova spazi espressivi nel quotidiano. My work celebrates the black body, black history and culture within the African diaspora. I'm more interested in a poetic expression of the body than in a literal one. I made these pieces for the Hide and Seek exhibition with Dudene Paper Mill in Brooklyn, New York. They're all made of paper pulp and collage. Natural elements such as geologic rock, butterflies, and floral elements become metaphors for black migration. I expand on these image metaphors in my work as a way to express the black presence in art and culture.